Ciao raga! Oggi abbiamo deciso di provare ad utilizzare degli oggetti giganti e confrontarli con degli oggetti piccolini. Non so se avete visto il nostro video dove li costruiamo, comunque vi metterò il link in descrizione e nella scheda finale, così potete andarlo a vedere anche voi. Certo, non tutti gli oggetti li abbiamo costruiti noi, esattamente come queste due caffettiere che proveremo ad utilizzare ora. Però ci volevamo sentire proprio come Ant-Man e Wasp nel nuovo film che è appena uscito ed è troppo bello, perché sentirci piccoli oppure enormi, perché guardate che è veramente gigante questa caffettiera. Sono giganti Katia, non imbrogliare. Perché? Prendi quella caffettiera, guardate che sta imbrogliando. Katia, quella è una caffettiera veramente piccola. Perché questa qua è da 48 tazze, mentre questa ne può fare solamente due. Mm-mm. E quindi è piccola. Direi di provarla immediatamente. Iniziamo a svitare. Aspetta che io questa non riesco nemmeno a svitarla. No Katia, mi devi dare una mano. Luca, non riesco nemmeno io a svitarla questa. Ma dai, prova tu. Ok, grazie. Prego. L'acqua l'ho già inserita prima. Ora però tieni fermi questo. Tengo. E io giro. Ok, facciamo il contrario. Io sì, tengo fermo. Tieni fermo. E tu giri. Ok. Ma che bello, c'è anche un chicco sopra. Un chicco di caffè. È vero, era un chicco di caffè, io non me ne ero proprio accorto. Cosa sto aprendo? Un oblò. Sì, è vero, ma che sta forte. Guardate che filtro, ragazzi. Direi di iniziare a riempire. Ok. Quindi mettiamo un po' di caffè. No! Che cosa c'è? Mettilo nel tuo, io voglio il mio cucchiaino piccolino. Ok. No, Luca, fermo. No, no, prima bisogna scegliere il bastoncino. Se pescherai quello piccolo avrai la caffettiera piccola, se pescherai quello grande avrai l'oggetto grande. Quindi devo scegliere il legnetto, prendo questo. Ma dai! Ah, è quello più lungo! Va bene. Quindi continuo con quello che stavo facendo. Era divertente con quella grande. E te devi tenere questo cucchiaino. Dove di? No, dai, veramente. Sì. Ma come faccio a metterlo con... Si vede. Non so se si vede. Metto la mano perché secondo me non si vede. Cioè, ci metto una vita così. Chi finisce per primo vince. Sì, bello lui. Mica è colpa mia se io sono diventato piccolo e tu sei diventata enorme. Voi lo bevete il caffè? Non sono staccata. Katia, non va. Una botola veramente. Ora non ci resta che vedere quale delle due caffettiere farà uscire per primo il suo caffè. Ce l'abbiamo fatta. Buongiorno Bu. Buongiorno. Caffettino. Caffettone. Ci ha impiegato più di 20 minuti ad uscire. Quello di Katia in 2 minuti era pronto. Fine. Stiamo partendo dal mattino e quindi tutta questa giornata sarà strutturata come una normale giornata in cui ci saranno degli oggetti grossi e degli oggetti minuscoli. Ma quindi dobbiamo vedere chi dei due userà la tazza grande o la tazza piccola. Con la tazza grande. Tazza grande, caffè. Il problema grande. Non sei te, ma sono io. Mi sa che la devi avvicinare la tua, perché sennò non riesco a vedere. Raga, ma la mia tazza è praticamente perfetta, solo che è anche di porcellana, ok? Cioè è una tazza vera di porcellana, solo che è minuscola, c'è anche il cucchiaino di metallo. Ok, io ci provo. Non hai notato la mia tazza? Nessuno dice niente sulla mia tazza, che è bellissima. È enorme la tua tazza, Katy. Però qui abbiamo un problema più serio da affrontare. No, aspetta. E stai calma. No. Una goccia deve cadere. Se tu mirassi. Oh, è entrato un po' di caffè. Guarda qua. Lo sai che è più quello che hai versato che quello che è entrato? Anzi, ce n'è di più sul piattino che... Ok, ci sono, guarda. Ah, ragazzi, Luca ha già le dita enormi. Io non so come... Non riesco nemmeno a prenderla. Aspetta, aggiungo un po' di caffè che ne è uscito. Oh, cavolo.
Non si vede nemmeno, cioè, posso, quello che hai versato. Posso andare anche tipo là, che non mi schizzo. Ok, e allora niente, buongiorno Katie. Io credo di avere bisogno di 1000 caffè per riuscire a rimanere sveglio durante questa giornata. Buono. Posso berne un altro? No, va bene. Ah, perché fanno male. Fanno male caffè. Troppe tazzine. Cercate di caffè di evitare. Però dai, Katie, non ha senso. Non ha veramente senso, non riesco a fare niente. Quanto caffè stai bevendo, Katie? Voglio vedere se questa caffettiera va a riempire tutta questa tazza. Ok. Non lo so, secondo me fa più di una tazza così. Dici? Secondo me la riempie tutta. E poi finisce, dici? Secondo me no. Ma quanto caffè c'è, raga? Continua ad uscire caffè. Lo sta riempiendo tutto, guarda. Ma va là. Te l'ho detto che ce n'era ancora. Fa vedere. Ce n'è ancora un quarto, raga. Ce n'è tantissimo. Come facciamo? Ma vabbè, ma adesso non ci bucciamo i biscottini? Ok, e allora anche qui dobbiamo scegliere. Il biscotto gigante. Dai, lo volevo io il biscotto gigante. Certo, tu hai la tazza gigante, io la tazza piccolina, come faccio? Anzi, ora devo cercare di riprendere un po' di... Ho perso la tazza piccolina nella tazza gigante. Dai, vai a prendere i biscotti e intanto ti cerco la tazzina. L'ho sentita? Eccola! Eccola, ed è anche piena di caffè! Aspetta! Oh. Dai, non è giusto però, eh. Ma a me che cosa cambia? Non riesco nemmeno a pucciarlo nel caffè, guarda. Il caffè... Ho rovesciato la tazzina! È uscita l'unica goccia di caffè che avevo! Puoi fare piano, per favore? Dai, guarda che la rompi così, Ok, ho avuto un'idea. Cioè? Scotta un po'. 3 gocce c'erano dentro, sono sbalordito! Com'è morbido! E ora, Bubi, dato che abbiamo mangiato, bevuto, fatto un sacco di cose, bisogna lavarsi i dentini. E ora è giunto il momento di vedere chi si laverà i denti con lo spazzolino piccolo e chi se li laverà con lo spazzolino grande. Quindi ho in mano i 2 bastoncini, vediamo, eh. Mescola. Cosa prendi? Lo spazzolino piccolo, io come faccio? Allora, io sto prendendo tutte cose giganti, ancora! Non io è possibile! Sempre piccole, dai! Guardate quanto Tranne è grande! Tranne il sushi, ragazzi! In confronto al suo spazzolino, che è minuscolo. Va bene, quindi lo inizio a pucciare nell'acqua e dobbiamo lavarci i denti. Ok. Lavateli sul tavolo! Quello che sto facendo è difficilissimo! Ed ecco qui una matita gigante. Ah, ci dovrebbe essere anche una matita minuscola. Eccola qui! Eccola, non la vedevo nemmeno. E ora dobbiamo vedere chi dei due riuscirà a scrivere sopra questi 2 fogli. Chi prenderà la matita piccola, sarà complesso scrivere sopra i fogli perché è difficile da tenere. Sì. E lo stesso varrà per la matita grossa. E quindi non ha senso che lo facciamo. Andiamocene a casa, ciao! Luca, scegli il legnetto. Ok, scelgo questo che era più in alto. La matita grande! Sì! Io la matita piccola, ma oggi è un continuo. Io sempre cose piccole, quindi divento gigantesca in realtà. E tu diventi piccolissimo. E io divento piccolissimo. Va bene, ma sono contento. E quindi ora dobbiamo vedere chi riuscirà a scrivere meglio Ant-Man. Io scrivo Ant-Man perché sono Ant-Man. E Katie dovrà scrivere Wasp. Esatto. Quindi partiamo subito. È difficilissimo. Tutte e due abbiamo avuto il gioco finale. Mi sa che hai vinto te, Katia. Dici? Certo. Direi proprio di sì. La mia è tutta strana, cubettosa. No, anch'io voglio provare a scrivere. Oh, cavolo. Scusami. Quindi direi di fare una piccola pausa, Bubi, e magari facciamo una partitella a carte. Cosa ne dici? Sai quando ti dicono a scuola o all'esame, mi raccomando, dovete portare solamente una matita e una gomma, ok? Nient'altro. Esatto. Siamo arrivati al momento ricreativo.
Non so se avete visto, ma davanti a noi abbiamo un bel mazzolone di carte enormi. E delle carte minuscole. Oh cavolo, si sono già cadute tutte. Non dovevo farlo, perché le ho toccate. E quindi ora dovremo sfidarci facendo il castello più alto. Quindi calcoleremo i piani del castello e chi farà più piani vincerà. Ah, con le carte grandi, ma sei avvantaggiata. Dici? 3. Tu pesalo. 2, 1, via. Sono tutte storte. Una devo riuscire a metterla. Sono stata troppo vicina. Come fai con quei ditoni? Impossibile. È che odio perdere, davvero, io devo vincere. No, 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 Katie, no, no, hai fatto cadere anche il mio, perché? E ora? Non vale, Katie. E ora come faccio? A toccarle. Mi si appiccicano ai polpastrelli. Hai ricominciato anche tu, eri andato avanti così bene. Quindi ho vinto io? Sì, io ci rinuncio, sto gioco mi nervosisce troppo. Mi si appiccicano pure ai polpastrelli. Ma belle, dai, sono bellissime piccoline. Guarda che carine. Sono più belle giganti. No, a me piacciono piccole. Siccome ci stiamo divertendo tantissimo, io direi di andare avanti con un altro gioco, con il ping pong. Yeah! Chi è che è bravo a ping pong? Io. Ma dove? Sono più brava io. Ma non è vero, appunto, ora ci sfideremo. Sì, altro che. Credo di aver esagerato un pochetto con la costruzione della racchetta da ping pong. Sì. Anche perché in confronto la racchetta mini è questa. È veramente mini, mini, mini. Però, ora, prima di andare avanti, raga, volevamo dirvi di lasciare un like se questo video vi è piaciuto e di condividerlo sopra i vostri social. Ricordatevi di cliccare sotto la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri video con una notifica. Comunque sappiate che noi tutte le sere alle ore 21 pubblicheremo un nuovo video. Inoltre vorremmo ringraziare Disney per la collaborazione e mi raccomando, andate tutti a vedere il film di Ant-Man and the Wasp perché è bellissimo, noi ci siamo divertiti tantissimo. Ah, la racchetta enorme dovrà utilizzare. Ma sì, non vale, è più facile. Ma come più facile? Oh, per tutto il video la racchetta più piccola, le cose più piccole sono arrivate. È così. E quindi direi subito di iniziare a giocare sopra il tavolo da ping pong minuscolo. Non sono riuscito nemmeno a muoverla. Però fa la mia. Aspetta, io non riesco proprio a muovermi. È troppo grande sta racchetta. Vai, ci sei? Ha rotto tutto il ping pong. Ok, aspetta, lo rimonto, lo aggiusto. Luca! Errore mio. È difficilissimo. Aspetta, È impossibile, batti. Diciamo te. Che l'hai presa. Sì, però batti. Ma te. Non possiamo andare fuori a giocare su un ping pong normale? Così forse magari ce la fai. Me lo dici ora? Io pensavo che ti piaceva giocare col ping pong mini. Ora sì che iniziamo a ragionare. Con un tavolo così posso vincere. Ma Bubi, grazie. C'hai una paletta che è grande come il tavolo, guarda beh. Io. Però prima era avvantaggiata te col tavolo piccolo. È una roba. Ok, facciamo per la palla. Palla mia. Dai, Luca. Ah, fuori. Ok. Ah, tocca ancora a me. Opla. Ce l'ho fatta. No. Prendi anche te una racchetta gigante. Infatti, così non vale. Non vale. La prendo anch'io. Ok, ci sono. Riesci a tenerla in mano o no? Non tanto. Faccio io la battuta? Si è piegata la mia racchetta, guarda! Ma come no! Faccio a giocare così? Luca. Va bene, andiamo avanti. Dai, non piegarla! Ma cosa fai, me la schiacci? Sì, te la schiaccio! Ma sto facendo punto, eh! Sì! Allora sto vincendo! No! Luca! È tantissimo! Non ce la fai, okay. Proprio!